noi ci è dispiaciuto perché comunque era una bella partita ed è bella giocare con la nostra tifoseria che ci dà una mano, perché in questo momento, dato che comunque abbiamo passato questo periodo, stiamo passando questo periodo e cerchiamo di uscirne fuori, serve anche una mano da parte loro che ci aiuta a spingere, ci caccia energie che magari non abbiamo in quel momento. Queste difficoltà da dove derivano tu che le vivi dall'interno? Io personalmente penso che comunque queste dinamiche possono partire anche da un fattore che credo psicologico, perché nel momento in cui tu vai a affrontare squadre, comunque fai la prestazione, magari episodi non ti girano a favore, un po' secondo me ti demoralizza questo fattore. Poi una volta che entri in quel tunnel non è semplice uscire, quindi secondo me oggi ci può portare a una svolta a questo campionato ed è quello che ci serviva, perché comunque la vittoria ti dà sempre fiducia, ti fa sentire più sicuri, la vivi diversamente, perché i numeri dicono che comunque i gol ne abbiamo fatti pochi e ne abbiamo presi pochi, e quindi però come hai detto tu, Alonso si è svegliato, secondo me lui è un ragazzo che dà tanto in partita, poi purtroppo ci sono anche gli avversari, la parte tattica noi la facciamo tutti i giorni e proviamo tante cose, però poi magari in campo ci sono dinamiche, poi anche se ritornando al fattore di prima, che se non vengono i risultati perdi quella fiducia, perdi tante cose ed è difficile poi magari farle uscire bene quelle cose che proviamo durante gli allenamenti. Io dal primo giorno di ritiro che mi sono presentato quest'anno, guardando i miei compagni, ho detto: bene, quest'anno ci possiamo divertire. Comunque vedevo gente che ha delle grandissime qualità. E quindi il mio primo pensiero è stato quello. Poi, sfortunatamente, gli episodi, tante altre dinamiche non ci hanno portato dei risultati, ma secondo me se ci mettiamo lì e riusciamo a dare continuità a questi risultati positivi, ci possiamo togliere tanti sassolini dalle scarpe.